Amici del Marietto, eccoci qua alla seconda parte del pagellone del Marietto. L'ho tenuta per ultima appositamente, già so che molti di voi sarebbero aspettati il gran botto con quello che avevo detto di Musacchio, però poi ho visto anche i minuti, già avevo superato i 10 minuti e sarebbe stato troppo lungo il video, quindi ho detto lo terrò a parte. Allora, cosa è successo ieri con Musacchio? Molti di voi l'hanno visto. A un certo punto verso fine primo tempo si è infortunato Kier e Pioli gli ha detto di entrare immediatamente a scaldarsi e sembra che Musacchio abbia detto che avesse avuto un problema al polpaccio, un dolore al polpaccio. Ammesso e non concesso che questa è la verità, in ogni caso, se fosse stato così, tu prima della partita avvisi e dici: guardi mister, io non sto bene, è meglio che non mi convochi, e lo lasci in tribuna. Non che vai in panchina, magari anche incazzato per il fatto che magari non hai giocato dal primo minuto e quindi è come se la volessi far pagare una forma, perché non è che la stai facendo pagare solo a te. È tutto un gruppo che comunque adesso sta seguendo una linea veramente importante e si sta vedendo già da diverse partite, anzi diciamo da quando è arrivato Ibra veramente lo scossone è stato grande e soprattutto è stato molto intelligente anche Pioli a gestire certe situazioni, così come quella di ieri, tanto da farla passare come un normale incidente di percorso. E meno male che comunque questa porta chiusa da parte sua ha aperto la porta finalmente di Gabbia, che ha potuto esordire ed una forma anche molto molto positiva. Detto questo, al signor Musacchio io voglio ricordare, dopo un discorso che abbiamo fatto ieri anche tra vari youtuber milanisti nel gruppone, nel nostro club privé di milanisti, che la maggior parte di noi la mattina si sveglia alle 7 con dolori di schiena, con crampi, con dolori ai polpacci, con dolori di testa, quello che sia, però si alza per andare a lavorare, per portare il pane a casa con figli, come nel mio caso, con altre cose da pagare, altre gestioni da fare, tutto quello che volete, e lo facciamo nonostante tutto ciò. Una persona che prende una media di non so quanti milioni all'anno tra contratti, tra sponsor, tra bonus e compagnia bella, si permette il lusso anche di fare il bambinetto. E magari è vero, magari è il dolore al polpaccio, però io non me la bevo. Quindi è veramente ingrato, se veramente fosse andata così come è andata, è veramente ingrato da parte tua Musacchio, perché questo è uno schiaffo che non stai facendo solo a noi milanisti, che comunque vuol dire proprio una mancanza di rispetto proprio per i nostri colori, per la nostra storia, per la nostra tradizione, ma è uno schiaffo proprio a tutti coloro che vi sostengono, a voi mondo calcio, per essere quello che siete, strapagati, e per fare quello che dovreste fare, per far sì che lo show calcio sia qualcosa veramente di bello e visibile. E hai toppato, se hai fatto questo hai toppato, e per quanto mi riguarda queste non sono cose che passano così alla leggera. Io veramente fossi la società lo prenderei in disparte e dire: ascolta, il tuo campionato lo finisci in tribuna, però ti alleni tutti i giorni, perché ti stiamo pagando 8 ore, 10 ore al giorno, altrimenti da qui a fine campionato risolviamo il contratto e non vedi neanche il resto dei soldi. Questa è la mia opinione. Detto questo, ragazzi, io capisco che certe situazioni possano anche incomodare, come si dice qua in Spagna, comunque non sono belle, soprattutto quando c'è un gruppo che veramente sta andando bene, però a volte succedono. L'unica cosa è che, come sempre, adesso bisogna aspettarsi tutti i grandi avvoltoi dei mass media, che chiaramente ci marceranno su questa cosa, come ci marciano sulla telenovela di Donnarumma, come ci marciano sul Pioli out che verrà sicuramente esonerato. Contro il Milan sempre ci vanno contro. Mi piacerebbe vedere qualcosa anche contro la società, ma questo, sapete qual è il problema? È un problema che nasce dalla società stessa Milan, perché non si fa sentire, non alza la voce, sta in silenzio. Dovrebbe fare un po' come Commisso, arriva a un certo punto e dice: basta, avete rotto le palle. I panni sporchi si lavano in casa, però è anche sì vero che non dobbiamo dar adito anche agli altri di far sì che ci gettino merda addosso continuamente.
Niente ragazzi, detto questo, se vi è piaciuto il video mettete il vostro like, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando, perché si è bloccato un po' col trend sti giorni, non so veramente perché e per quale ragione, quindi cerchiamo di andare avanti con queste iscrizioni, quindi clic e niente, ci vediamo poi più tardi per la valutazione di quest'ultima giornata di campionato. Sempre Forza Milan, in ogni caso dal vostro Marietto milanista, ovunque, come vedete, in ogni luogo c'è sempre il Milan che mi accompagna. Buona giornata e felice martedì a tutti e a tutte. Ciao!